Buongiorno, eccoci qua. Oggi è sabato, so che in Italia è ancora piuttosto freddo. Sapete che questo è dovuto al global warming, no? Global warming, insomma, nella sostanza, vi tiene tutti al freddo. È fatto così, no? Il sistema funziona in una maniera per cui ti dicono una cosa, ma poi nella realtà succede un'altra. È una cosa un po' schizofrenica così. Allora, oggi è sabato e facciamo una chiacchierata di riepilogo generale su quello di cui abbiamo parlato le settimane scorse. Mi fa piacere, oggi c'è anche il dottor Manca con noi che ultimamente ha avuto insomma un po' di problemini. Analizzeremo velocemente la 77ª Assemblea Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Oggi ci sono delle votazioni molto importanti, di cui appunto parlerò a questo punto lunedì, perché oggi non c'è tempo. Sembra che questa mozione sul trattato pandemico non passi nel senso che sarà poi posticipata alla 78ª. Non so se interpretarlo in maniera positiva o in maniera negativa, ma vi dico dopo quello che penso. Ci sono stati anche altri sviluppi nel frattempo. Adesso lascerei la parola al dottor Manca che ci fa il punto della situazione. Prego, Walter. Buongiorno a tutti anche da parte mia. Scusate la qualità del collegamento, perché sono in casa e quindi ci sono dei rumori di sottofondo che spero siano il meno possibile. Allora, come prima cosa, come accennava il dottor Max, volevo precisare un po' qual è la mia disponibilità, soprattutto adesso che stiamo arrivando al periodo estivo. Ci sono degli impegni familiari da nonno che sono abbastanza Walter, scusami se ti interrompo, c'è un rumore di sottofondo. Vedi di fermarti perché si sente poco. così va meglio? Ah, ok. Niente, dicevo che C'è un ovviamente rumore la mia strano di famiglia. sottofondo, No, come se tu stessi camminando. allora forse è l'auricolare. Un attimo che provo a Se ti puoi toglierlo. fermare per piacere. Ecco, ora è meglio, sì. Così si sente Ecco, meglio? benissimo. Molto meglio, grazie, sì. Sì. Ok, sì, era l'auricolare allora. No, allora stavo dicendo che la mia disponibilità in questo, a partire insomma dalle prossime settimane, sarà un pochettino più limitata per quanto riguarda il sabato. Probabilmente saranno interventi sporadici, invece per la disponibilità nei confronti di tutti gli amici e clienti, per le consulenze ce le ho ovviamente sempre da concordare, ma di norma il lunedì, mercoledì e venerdì mattina sono sempre disponibile. Poi ci saranno le prime 2 settimane di luglio che potrei essere disponibile, ma direi solo su appuntamento dalla Sardegna, per cui non lì sarà un po' più limitata la cosa. Niente, ma detto questo, andiamo invece al succo della questione, cioè gli aggiornamenti su come sta procedendo. Come avete visto, chi ha seguito l'andamento del ratio oro-argento, c'è stato un periodo, alcuni giorni di seguito, in cui continuava a rafforzarsi l'argento e quindi la ratio scendeva. Quindi ottimo momento per attivare gli switch, che cosa che fate col dottor Max, dall'argento all'oro per aspettare la risalita, che in effetti mi pare stia già iniziando. Quindi molto probabilmente si andrà a chiudere il primo ciclo switch abbastanza presto, se continua così. Quindi molto positivo, perché chiedo scusa un attimo.
Un attimo. Eccomi qua di nuovo. E niente, l'andamento sta confermando quelle che erano le prognosi, cioè che lo spostamento della ratio ci permette in questo momento addirittura di pensare a molti più switch rispetto a quelli che di solito vengono ipotizzati o pronosticati. Quindi è molto positivo e soprattutto per chi aveva già fatto i suoi acquisti di metalli preziosi in precedenza, l'aumento dei prezzi sia dell'oro che dell'argento stanno dando soddisfazioni. Ecco. Il lavoro procede bene. Una precisazione forse che è doverosa è sul fatto degli spread che noterete tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita, come si era sempre parlato con Auvesta, che è un commerciante, applica questo differenziale. Questo differenziale nei metalli bianchi è maggiore ed è dovuto principalmente, questa è una informazione ulteriore e di dettaglio che ho avuto ieri proprio dal direttore commerciale, è dovuto al fatto che le raffinerie sono soggette sui metalli bianchi a forti variazioni di domande e offerte, e quindi il prezzo potrebbe modificarsi di parecchio anche in brevi periodi, per cui per essere al sicuro e non andare incontro a perdite, già dalle raffinerie viene applicato uno spread molto importante. Stando a ciò che dice il direttore commerciale di Auvesta, è difficile trovare argento a prezzi migliori sul mercato. Io devo dire la verità, non l'ho verificato di persona, però tendo a credere a ciò che Auvesta mi dice. Quindi questa era l'informativa. Sta andando, vedo, comunque tutto bene con i passaggi che sono stati fatti, e quindi niente, la vedo positiva. Se ci sono domande, sono volentieri a disposizione. Sei riuscito a, magari ovviamente se ne può parlare anche noi di persona, a avere ulteriori informazioni, dettagli su come funziona il valorizzatore, cioè in linea di massima abbiamo capito quasi tutto adesso, no? C'è solo la questione della gestione in automatico che me ne occupo io. Se qualcuno per caso volesse attivarlo in manuale, lo può fare a suo rischio e pericolo e lo fa con Walter. Ci siamo dati questa disposizione, così almeno io seguo e metto insieme tutti i dati, no? I data che mi servono per capire un pochino meglio tutto, e lui poi vi può assistere per il discorso manuale. Però tenete presente che appunto del discorso manuale io non voglio essere responsabile. Se qualcuno lo vuol fare, che lo vuol fare manualmente, io non ho nessun problema, ci mancherebbe. Però poi ovviamente i risultati, non è che mi venite a dire a me, ma no, io ti ho detto di fare in automatico, e che secondo me in questa fase è meglio attendere, capire un pochino le cose meglio, e poi dopo eventualmente, se uno lo vuole, a quel punto fa quello che vuole, ci mancherebbe. Ecco, sei riuscito a ottenere altre informazioni? No, ancora no, ma ho fatto una richiesta. Ho fatto una richiesta, come ci eravamo detti, per avere delucidazioni sul marketing, diciamo così. Va bene, okay, va bene. Uh-huh. Allora attendo la tua risposta e poi dopo farò la mia, va bene? Diciamo così, certo. Almeno.
Benissimo, ci sono domande, cose di cui volete parlare in particolare? Se no vi preciso io poi adesso la situazione che è sotto controllo, però va dal punto di vista del marketing gestita col cervello. Col cervello, conoscendo le leggi, conoscendo le disposizioni e avendo anche un po' proprio di esperienza pratica, diciamo nel settore, in questo settore, marketing, pubblicità, come volete. Che, come vi dico sempre, quando anche si fa questo intervento così, si parla di comunicazione, marketing, comunicazione, bisogna dire le cose in una certa maniera. Va bene? Allora, se non ci sono altre domande, per chiarire la situazione è la seguente. La regolamentazione tedesca, per quello che abbiamo capito noi, è un attimino diversa e più libera rispetto a quella italiana. Come sapete voi, in Italia c'è la Consob, che è l'organismo, diciamo così, governativo a tutela, in un certo senso, dei consumatori, che è lì e cerca di controllare tutte quelle operazioni che potrebbero, in una qualche maniera, essere operazioni di investimenti finanziari, cioè finanziari che te investi. Si chiamano claims, no? In americano, per cui te investi dei soldi e l'azienda ti promette che te avrai un certo tipo di ritorno. E come concetto di base, io sono assolutamente d'accordo, perché purtroppo anche chi ha meno di esperienza in America sa che l'America è una. Io la chiamo, sotto un certo punto di vista, un mercato quasi completamente di scam. O di scams, se volete, cioè quasi sembra strano, no? Dire, è quasi un mercato di truffe, quasi è quasi tutta una truffa, però te lo presentano talmente bene che te non tante volte fai le operazioni, siccome poi le fanno tutte, non te ne accorgi nemmeno. Ma quando te vai a vedere bene, bene, bene quello che hai fatto, è quasi sempre una mezza truffa. Per il momento è andata avanti per 200 anni. Adesso vediamo, magari andrà avanti ancora per un altro po'. Diciamo così. Detto questo, ritorniamo a quello che si dice. Quindi loro, uscendo con questo nuovo, chiamiamolo per il momento, switch pilot, che è un'innovazione incredibile, no? Nel settore, perché non ce l'ha nessuno al mondo, lo commercializzano dal punto di vista del marketing, considerando la regolamentazione tedesca. Che è molto, evidentemente, molto più, perché non sono degli imbecilli, è chiaro, no? Evidentemente molto più elastica e ha meno vincoli di quello che abbiamo noi o altri paesi, perché anche nella stessa America, che vi ho detto, è un mercato completamente selvaggio, le cose comunque poi le devi fare in una certa maniera, perché sennò ti beccano subito e ti fanno un culo della Madonna, va bene? Cosa è successo? Succede che nel momento in cui noi voi o aprite una L1, una Portanza, una XL, oppure passate dalla Royal a queste nuove taglie, e voi avete delle grammature extra. Allora, io vi dico dal punto di vista del marketing italiano, come consulente credo, che quello come abbiamo impostato noi, la cosa è perfetta, cioè noi dobbiamo già essere contenti se passando dal Royal Class alle taglie, ci troviamo in una situazione in cui questa extra grammatura ci paga il deposito, no? Perché sulla Royal Class c'è deposito, o anche un piano di accumulo, c'è deposito. E quello ce lo paga quasi sicuramente. E ci dà un contentino a fine anno. Io anche un 5%, un 6%, sarei già più che contento, perché poi, come abbiamo visto, nel frattempo, parlo della grammatura. Nel frattempo i metalli, bene o male, si rivalutano sempre, l'avete visto, e andiamo incontro, il trend è molto positivo, perché andiamo incontro ad una situazione in cui o si tornerà a un certo punto al gold standard o si tornerà al mineral standard. Poi la robotica, questo mondo che loro vogliono creare, no? Di macchine, ha bisogno di metalli, quindi un po' più, un po' meno dei metalli potranno fare a meno. Che sia un crollo sul valore, sul costo dei metalli è una cosa abbastanza difficile da pensare, anche se comunque dobbiamo sempre ricordare,
che c'è un elastico, no? Qui, nel senso che il prodotto si dice che è un elastico più o meno lungo, nel senso che anche lo stesso prezzo dell'oro, dell'argento, ma anche del rame, eccetera, si considerano la produzione, considerano la domanda, ma nella realtà sono prezzi politici. Abbiamo capito, no? Quando le banche hanno deciso di comprare a man bassa, avevano abbassato il prezzo. Ricordate, l'abbiamo parlato tante volte. E poi adesso, evidentemente, questo flusso si è interrotto per il momento e il prezzo è ritornato su. Va bene? Perché poi sono gli stessi banchieri, no? Il Comitato della City di Londra è costituito da banchieri, la finanziaria, la stessa cosa. Quindi io ho analizzato con Walter questo aspetto, cioè noi abbiamo capito che l'azienda fa un certo tipo di marketing in Germania che è troppo spinto in relazione a invece quello che possiamo fare noi in Italia. Lui l'ha fatto presente al direttore commerciale, io farò la stessa cosa con quest'altra persona con le quali sono in contatto. Io ricordatevi, ve l'ho detto sempre, io mi presento come consulente indipendente. Io lavoro con Ovesta perché Ovesta, dalla mia ricerca, è comunque, diciamo, l'azienda con la quale sono più in sintonia. Cioè, io sono sicuramente certo che l'oro esiste, che ci sono i codici, che poi sono tutti sul sito, basta andarli a vedere. Ho scoperto anche un documento che conferma, un documento della Brinks che si può scaricare, che conferma l'effettiva esistenza del codice, del deposito, tutto classificato. Cioè, quindi dal punto di vista della gestione del nostro investimento, io non ho assolutamente nessun tipo di dubbio. Però purtroppo non è un'azienda di marketing e io cercherò di far capire per quel che posso questi aspetti, anche perché se un domani dovesse poi succedere qualche cosa, ma non a voi, o al vostro deposito, perché chi ha, non ha nessun tipo di problema assolutamente. Però a noi, come promotori, naturalmente, noi siamo in prima linea, no? Ora, io me ne potrei fregare, perché a me che me ne frega, sono in Tanzania, però siccome ci ho messo la faccia, anche con voi e con chi mi segue, voglio tenere una linea molto chiara e molto precisa. E quindi io poi scriverò, o anch'io, un mio piccolo report a chi di dovere spiegando questa situazione e vedremo poi quello che faranno. Ecco, e questo è il mio lavoro. Io, se Ovesta mi dà mandato, io in una settimana, 10 giorni con l'agenzia, con una persona responsabile interna, gli dico quello che deve fare e se lo fanno abbiamo risolto tutto. Lo faccio anche gratuitamente. E nessuno può dire niente. Perché io ho la scuola, vengo a scuola americana, so esattamente tutte le regole di quello che si devono fare, di quello che si può dire e di quello che non si può dire, di come una cosa va detta e come una cosa va scritta. Però questa scuola, diciamo così, te la acquisisci solo se hai un'esperienza, diciamo anglosassone, diciamo americana, perché anche se te hai la tua esperienza a Londra, è già un po' diverso, è già un po' diverso. Poi Londra è ancora un po' più particolare per certi aspetti. Vissuto in America, avevi avuto un'azienda, avevi fatto delle promozioni, della pubblicità, degli eventi, aver fatto un contratto come l'ho introdotto io di full satisfaction o money back. Io ho creato prima in Italia, quando ero in Italia, e mi hanno dato tutti del pazzo, e poi in America un contratto attraverso il quale faccio questo esempio perché dovete capire che cosa vuol dire marketing strategico, che io l'ho chiamato così. Il marketing strategico parte dal presupposto che al centro del processo non c'è l'azienda, non c'è il prodotto, non c'è, ci sono gli azionisti di maggioranza o minoranza, non c'è il nome, c'è soltanto il cliente. Punto. E le esigenze del cliente. Te devi creare prodotti e servizi. Stiamo andando contro verso. Da una produzione di massa, no? Degli anni 40, 50, 60, adesso stiamo andando verso un mondo digitale, che è un mondo di servizi, no? Quindi non si creano più prodotti oggi. Oggi si creano prodotti, ma la cosa fondamentale è il servizio, è il supporto che noi offriamo.
organizziamo intorno al prodotto, perché il cliente lo stesso prodotto, come fa le Prevesta, lo stesso prodotto lo trova in Italia con un'altra azienda, magari costa un pochino meno, lo stoccano in Italia con tutte le problematiche che più volte vi ho detto. Se non è contento così, va bene così, però si lavora in tante maniere diverse. Quindi la scelta che io ho fatto anche di selezionare Ovesta è una scelta ottimale in relazione a quella che l'azienda offre, soprattutto offre a garanzia di chi io poi porto nell'azienda, perché la prima cosa in questo caso è che deve accontentare me, perché anch'io sono un cliente e sono un cliente esigente, molto esigente. Io per esempio lavoro molto bene con la Chase, perché la Chase qualsiasi problema c'è, ti vai in agenzia, discuti col manager, tu risolvi tutto. Stessa cosa con Apple, cioè sei sintonizzato sulla stessa radiofrequenza, cosa che invece spesso e volentieri non esiste nelle aziende europee, perché hanno una mentalità un po' più furbina, un po' diversa, anche se molto seria, perché Ovest è un'azienda serissima, ma andate a vedere i riconoscimenti che ha avuto negli ultimi anni. Quindi su questo non si deve, è proprio quella che si chiama la cultura aziendale, va bene? Nonostante l'eccellenza in alcune cose, anche l'azienda, questa azienda tedesca pecca nel marketing strategico, piccole cose che magari uno dice ma sì, ma che... E poi hanno anche un altro problema, questo ve lo dico perché purtroppo conosco bene la mentalità tedesca. Loro già sono tedeschi e i tedeschi sono testoni. Loro hanno, lo sapete, no? La mentalità tedesca la sappiamo tutti, cioè la mentalità tedesca. Noi abbiamo una mentalità molto più espansiva, molto più approssimativa in certe cose. Cioè, noi siamo dei creativi, loro sono dei razionali, no? Quindi abbiamo proprio questo problema. Per di più, siamo in Germania e la reputazione degli italiani in Germania non è granché. Non è granché, quindi dobbiamo, la stessa cosa succede in tutte le parti del mondo, perché purtroppo sono emigrati persone sostanzialmente povere che andavano in cerca di lavoro, grandi imprenditori, grandi esempi nel mondo, ci abbiamo sì e no la Ferrari adesso che non è più italiana, lo sapete, se non lo sapete ve lo dico io, ma appartiene a un'azienda, mi sembra che si chiami SA, che è un'azienda francese, quindi praticamente appartiene al governo francese. E è lo stesso gruppo che produce, mi sembra, la Citroën, la Renault, le principali marche, immaginate voi, di italiano non c'è più niente. Stessa cosa per la Fiat, Stellantis è un'azienda francese, e le macchine della Fiat adesso non sono più fatte in Italia, c'è scritto Made in Italy, ma sono fatte in Marocco o in Polonia, tant'è che ha spiegato il buon Gigi Moncalvo che hanno avuto una questione con una fornitura di macchine, perché alla dogana si sono accorti che c'era scritto sulle macchine Made in Italy, no? Sui libretti eccetera, quando le macchine venivano dal Marocco. Si fanno ancora delle cose così, siamo dei pasticcioni che noi ce ne rendiamo conto soltanto quando magari, appunto, come vi dicevo, abbiamo un'esperienza. Io me ne ero già accorto prima, comunque lasciamo. Purtroppo abbiamo tante qualità, ma pecchiamo di precisione, anche di serietà, devo dire. Ecco. Detto questo, quindi si tratta solo adesso di sistemare un attimino queste cose qui, perché io non mi voglio trovare in difficoltà. E come ho detto tante volte, io sono una persona di parola, se io ho un accordo con a Ovesta, anche se è soltanto un accordo verbale, no? Perché non c'è nessun tipo di contratto per quello che mi riguarda, io mantengo la parola e farò di tutto per continuare il rapporto di collaborazione, ma io collaboro già anche con altre aziende, che è la Zeta Metalli di Valenza Po, e in futuro magari collaborerò anche con un'altra azienda se vedo che è necessario farlo. La cosa importante è la mia credibilità verso coloro che mi danno fiducia, perché poi sapete che voi ne parlavo adesso con un'amica che ci sta seguendo in questo momento, e mi faceva notare che un po' c'è un po' di preoccupazione, perché insomma
cosa succede se io faccio il contratto con te? Cosa succede se magari dopo un mese, 2 mesi, 3 mesi ti sparisci? Io non posso parlare con Ovestra e naturalmente io mi trovo in difficoltà. Approfitto di questa cosa che mi è venuto in mente per dirti: nessun problema. Contatti l'azienda, è vero che l'azienda non parla con voi perché delega i partner, ma c'è situazione a situazione. Chiunque ha un'emergenza può contattare Ovest e spiegargli il problema. Ci mancherebbe altro. Ovest troverà un'altra persona che io. Intanto noi siamo già in due e non sono solo, perché se non ci sono io c'è Batte, se non c'è Batte ci sono io. Ma poi, qualsiasi cosa dovesse succedere, l'azienda selezionerà un altro partner in Italia, perché ora non siamo tanti, ma ci siamo, e si troverà la soluzione. Poi non è. Voglio dire, non è questo rapporto che prevede che ci si deve parlare tutti i giorni, no? Una volta che ci siamo chiariti, si va avanti col contratto e sarebbe una cosa molto positiva che anche quando uno sottoscrive, poi continuasse a seguirci, no? Un attimino, perché uno si deve sempre tenere aggiornato. Quindi la cosa che conta è quella lì. Purtroppo le persone tante volte investono e spariscono. Io questa cosa non riesco veramente a capire. No. Cioè, io ho cercato, lo sapete, ve l'ho già detto e non voglio annoiarvi troppo su questa cosa. Ma sinceramente non c'è niente di marketing qua. Ma scusa, un rapporto delicato molto particolare come investimento di questo tipo prevede sicuramente un rapporto in cui c'è rispetto e fiducia e onestà. Bisogna anche poi parlare, no? Qualche volta cambiare, cioè, delle idee. Io ogni tanto mando messaggi, ma tanto la gente non mi risponde nemmeno. Ecco, questa deve cambiare questa mentalità qui. Perché se siamo, scusate, nella cacca, è anche per questo atteggiamento che non produce niente, né da parte mia, secondo me, né da parte del cliente o di coloro che mi hanno dato fiducia. Liberi di fare come volete. A me non mi interessa assolutamente niente, però devo far notare questa cosa perché a me, con l'idea, la mentalità che ho io devo assolutamente parlare col cliente per essere assolutamente certo che è contento. Perché l'obiettivo finale è quello lì, non è fare soldi. Io so altre volte devo ripetere questa cosa. Anche recentemente mi sono sentito dire, ma a me quello che mi interessa è fare soldi. Mi veniva da dire vaffanculo, non hai capito? Lavori nei servizi? Non parlo di Ovest. Lavori nei servizi e non hai capito nulla di quello che devi fare. Infatti, non funziona niente qui. Mi volevo quasi quasi dire, non l'ho potuto fare per una forma di rispetto. E concludo quello che vi voglio dire. Purtroppo, a distanza, siamo negli anni 90, apro dopo diverse aziende, diciamo sì, apro la mia prima azienda a Lucca nel settore, lo sapete, della salute del dimagrimento, andava tutto bene, anzi quella era dell'86. Nel 90 mi trasferisco a Firenze perché lavoravo con l'agenzia di marketing di Firenze, mia moglie rimane incinta e dico no, adesso dobbiamo aprire un'attività in cui te non, perché lei faceva un lavoro di assistenza proprio per questa azienda in giro per l'Italia e direi per il mondo, ho detto no, te un po' andare a continuare a girare come una trottola in questa maniera, sei in attesa, eccetera, eccetera. Allora dopo abbiamo aperto il nostro punto vendita a Firenze, nella zona di Scandicci, e lì poi io piano piano mi sono occupato di questa cosa che mi intrigava molto dal punto di vista dello sviluppo e sono stato bene o male l'unica persona al mondo che ha dimostrato la funzionalità e la validità di questa cosa. Però purtroppo sono stato sfortunato perché no, non mi sono reso conto lì per lì delle trasformazioni, no? Che stavano avvenendo nel settore della salute, che come abbiamo capito bene ormai è soltanto un business, è chiaro, no? Lo sapete che anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità è una sovrastruttura che non deve rendere conto assolutamente a nessuno, così come tutte, insomma, le sovrastrutture, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, l'ONU, sono tutte sovrastrutture, ma poi sapeste quante ce ne sono? Ma in America di questi organismi tutti questi consigli, tutti questi council, ma sono più di 250, solo a Washington.
Vi potete immaginare che giro di soldi tra fondazioni, una cosa incredibile. Ecco, comunque, ora, chiudendo questo discorso qui, vi volevo chiedere, avete per caso domande in relazione a quello che ho detto? Se no, magari faccio un commentino veloce sui lavori della settesima assemblea e poi magari oggi si chiude qui. Prego. Max, se posso specificare una cosa rispetto a quello che hai detto prima, cioè il fatto che i clienti possono pensare che vai via tu e non c'è più contatto perché resta per la scuola tedesca. Il problema non si pone perché c'è l'email di Ovesta Service, alla quale i clienti che hanno problemi, ma anche i clienti che non hanno più il partner di riferimento, scrivono ad Ovesta. Io dal 2018 mi occupo ufficialmente e formalmente per Ovesta dell'assistenza dei clienti. Quindi comunque sia, se non in maniera diretta per il contatto che abbiamo con i nostri clienti, ma in maniera indiretta, comunque la copertura dell'assistenza Ovesta la garantisce. E un domani che non ci sarò io, ci sarà qualcun altro che farà questo lavoro, ma sto continuando a farlo con soddisfazione reciproca, trilaterale, Ovesta clienti e mia. Quindi c'è questa garanzia comunque assolutamente data di assistenza. Benissimo, okay. Grazie la precisazione. Altre domande o commenti? Allora, va bene. Dunque, io ho dato una controllata veloce alla ratio, no? O alla ratio, come si dice in italiano? La ratio o il ratio? La ratio, no? Io direi la ratio, sì. La ratio? La ratio. La ratio. Benissimo, grazie. Dunque, allora, benissimo. Allora, io vi ho postato alcune informazioni. Ecco, vi ho postato, non so se l'avete visto, se l'avete visto, lo vedete magari dopo, adesso, il trend dell'oro e dell'argento nell'ultima settimana in euro, va bene? E questo è quello che ci deve un attimino guidare, no? Perché basandosi su questo rapporto oro-argento, argento-oro, diciamo che gli addetti, chi ha aperto un conto, chi ha fatto una cosa del tipo, deve seguire un po' il discorso del switch. Chi ha già sottoscritto però deve stare tranquillo, perché a Ovest immediatamente in cui il valorizzatore entra in funzione, immediatamente gli manda una notifica e gli dice che il switch è stato attivato, bla 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 bla. Quindi il switch si apre una volta, rimane lì, perché la ratio è uscita o ha raggiunto, no? Il limite, in questo caso inferiore, del rapporto argento-oro, e poi si riattiva nel momento in cui supera il valore, o esce, raggiunge, chiamato volete, diciamo la ratio massima. Allora a quel punto rivende oro, va bene? Ecco, in quel momento lì si chiude il ciclo 1 e 2 e si riceve un'ulteriore notifica nella quale l'azienda ci presenta il possibile incremento di grammi, possibile incremento di grammatura. Ci fermiamo così. Come vedete, bisogna sempre usare il condizionale. Sempre. Se uno non fa questa, se non capisce o non segue questa cosa qui, fa un errore gravissimo. Va bene? Allora, vi ho anche postato l'immagine che vi fa vedere. Insomma, già precedentemente avevo fatto vedere, oggi era 75 qualcosa, il ratio sta sicuramente salendo, quindi l'argento sta riperdendo valore, perché quando l'argento perde, no? Cioè l'oro guadagna, allora il parametro aumenta, perché ci vuole più argento per comprare oro e viceversa. Capisco che è un discorso all'inizio un po' complicato, ma non vi state a complicare, perché è complicato troppo la vita, lo capirete man mano che si va. Vabbè, quindi studiatevi bene quello che io, soprattutto per coloro che non hanno ancora sottoscritto,
che ho caricato sul canale, su, scusate, su, 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 sì, su, sul, sul gruppo di Telegram, e soprattutto studiatevi bene il report, nel quale io spiego, credo, insomma, in maniera esaustiva tutto come, come funziona questa cosa qui. E chi ha una Royal Class può rimanere con la Royal Class. Io non ho assolutamente nessun tipo di problema. Secondo me non è una cosa intelligente farlo, perché dall'altra parte non abbiamo nessun tipo di rischio. Poi non mi voglio, capito? Mi trovo in una situazione in cui il cliente mi dice, o l'amico mi dice, eh sì, va bene, me l'hai detto, però io non ho capito e adesso sto perdendo soldi. No, no, i soldi li perdi sicuro, se non fai nulla. Questo è bene essere chiaro. Però vuoi attendere ancora un po'? Attendi. Vuoi rimanere appunto nel vecchio Royal Class, che ricorda, a me piaceva molto perché era una cosa semplicissima, è così come funziona tutto il mondo da sempre. Compri l'oro, lo tieni stoccato e paghi un minimo di deposito, più chiaro di così non c'è nessun tipo di fraintendimento, di problema in nessuna maniera. Quindi il rapporto con noi, con l'azienda, è un rapporto chiarissimo. Adesso è un rapporto un pochettino più anche volitivo, perché c'è questo software, benissimo, perché bisogna riconoscere all'azienda di essere stata molto innovativa. Io no, sinceramente non me l'aspettavo una cosa di questo tipo, ma ci lavoravano da tempo, ci hanno iniziato a lavorarci da gennaio e mi hanno anche detto che è una cosa che hanno sviluppato internamente. Scusa, e questo io sinceramente, come si dice, tanto di cappello. Allora io suggerirei, Vate, per il discorso tuo, di mandare a tutti coloro che hanno un messaggino, d'ora in poi, io questa cosa che l'avevo già, insomma, detta in passato, ovviamente un piccolo messaggino, no? Sono Pinco Pallino, voglio fare questa cosa qui, ho bisogno di parlarti, quando ci possiamo parlare, una cosa di questo tipo, ma ancora meglio sono i vocali, perché il vocale arriva sempre, uno si prende tutto il tempo per bene di quello che deve dire, e cioè non ci sono problemi di linea, no? Come quando mi chiamate me, purtroppo, che tante volte Telegram disastro, mi mandate dei vocali con una domanda, un altro vocale con un'altra domanda, un terzo messaggio, un terzo, io vi rispondo e si capisce benissimo la domanda e voi capite benissimo la risposta, perché il vocale arriva. Se avete notato, dicevo, il vocale non è soggetto alle interferenze, problemi di linea, no? Come quando magari anche adesso, avete visto, il vocale va sempre liscio, tranquillo, e se passa, arriva. Domande, commenti? Giù, ti volevi dire qualcosa? Non ti voglio disturbare? Ciao, Isabella, no, ciao. Tutto chiaro. Benissimo, grazie. Mi fa piacere che Cagliari si sia salvato. Sono particolarmente legato all'isola, no? Perché mia moglie è la prima moglie sarda. Sì, mi hai raccontato. Sono venuto in Sardegna per 10-13 anni, sì. E quindi mi fa molto piacere. Benissimo. Allora, ci sono fra l'altro i campionati europei, no? Tra poco iniziano i campionati europei. E ho scoperto con molta soddisfazione che l'Italia sarebbe la favorita, non so in base a che cosa, che non è un grandissimo momento, però vediamo di gustarci qualche bella partita. Allora, se non ci sono altri commenti e domande, un aggiornamento velocissimo su quello che sta avvenendo a Ginevra. Allora, io ho seguito i lavori benino, poi siccome sono una noia tremenda, ti devi stare lì, ascoltare, devi aspettare 3 o 4 ore per poi magari appunto ascoltare una notizia, diciamo, di un certo interesse. La notizia di interesse è la seguente, ne parlavo nel fuori onda, cerco di essere
è chiaro, ma anche stringato, perché le notizie che ho, che non ha parlato nessuno di queste cose, non mi ricordo, non capisco come mai avvocati che adesso parlano, intervengono, fanno commenti, non parleranno sicuramente di questa cosa che vi dico io. Io non capisco che tipo di giornalismo sia questo. Allora, un po' di tempo fa hanno beccato il direttore generale, quando ancora era ministro della salute in Eritrea, a fare delle cose che non doveva fare. E lui credo si sia dimesso, e poi, proprio perché ha fatto dei pasticci, è stato selezionato per diventare il direttore generale dell'ONU, no? Perché se avesse fatto tutte le cose per bene come doveva fare, sicuramente non sarebbe stato selezionato. È stato anche beccato a fare uno di questi party che li fanno loro, l'elite, mezzo nudo, questo non è che io dico, girava in rete e il 99,9% era lui. Se non era lui, mi scuso, ma sembrerebbe proprio lui. Bene, andiamo avanti. Allora, dopo è stato nominato, ha continuato evidentemente a fare delle cose così. Allora, a un certo punto c'è stato uno di questi comitati che sono organismi indipendenti, però sono accreditati all'ONU, sono accreditati all'Organizzazione Mondiale della Sanità, e li devono tenere lì a tutela della salute dei consumatori, no? Esiste l'Associazione dei Consumatori in America, lo sapete, poi ora sono un po' tutte scatole vuote, perché sono un pochino tutte sotto controllo queste associazioni. Però una volta l'Associazione dei Consumatori era molto forte in America, una volta. Bene, comunque, fa una storia lunga. Eccolo qui, guarda, non volevo dire niente, è comparso l'annuncio proprio, facciamo nomi, su Telegram di questo avvocato. Dicevo, hanno iniziato un'investigazione con diversi capi di imputazione e a un certo punto un anonimo, che però insomma dovrebbero aver capito è sempre collegato a questi gruppi, ha inviato circa 16.000 email a questo state member, cioè a questo comitato all'interno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che deve appunto controllare che tutti i dipendenti si comportino secondo una certa maniera. È chiaro, questo sono comitati o codici che sono un pochino in tutti, no? I contratti che si fanno. Poi c'è la riservatezza, la segretezza, queste cose qui, eccetera, eccetera. Va bene. Hanno aperto un'investigazione, inizialmente l'hanno fatta decadere, poi hanno fornito ulteriori documenti, l'hanno dovuta riaprire e ne hanno parlato in maniera molto chiara e precisa, mi sembra, nel comitato B a un certo punto. E il presidente ha detto, sì, per quello che riguarda le accuse al nostro, in maniera molto semplice, il direttore generale, adesso passo la parola alla signora tal Detali, che ci racconterà quello che questo comitato ha deciso di fare. Questa signora interviene e dice, riguardo ai capi di imputazione, al numero, questo, è tutto pubblicato su internet, per andare a vedere, ho controllato, tutto vero. Questo quel capo di imputazione mi sembra A77, /23, e tutto si rimanda alla prossima assemblea generale. Ora, lui si era ricandidato e si voleva ricandidare per altri 5 anni, ma temo che ovviamente non sarà rieletto. Ora, questo in sé cambia poco. Al di là di questo, che è una notizia abbastanza, sentirla in diretta così, il comitato plenario ha deciso, cioè sta un mezzo scandalo, perché vedremo poi quello che succede, perché ha perso molta della credibilità. È chiaro, se poi il trattato pandemico non passa per questa ragione qui, perché il direttore generale si è sputtanato, secondo me, no, è abbastanza chiaro, e quindi riprenderanno con molta pazienza. Però questa cosa qui, io ve lo dico, questa gente non è che si arresta, che dice abbiamo perduto, ma figurati, loro riproveranno. Ma che dico, anche nel frattempo troveranno una scusa per creare un'altra pandemia, e siccome sono incazzati, quando poi interverranno sulla prossima pandemia sarà ancora peggio,
perché un discorso è accettare il trattato pandemico e allora loro sono contenti perché hanno ottenuto quello che vogliono e fanno un sacco di soldi, e però un discorso è aver fallito in questo momento qui, e poi dopo, quando comunque riannunceranno l'ennesima pandemia, perché tanto si sa che è già quasi, una volta i vaccini sono pronti, l'annunceranno subito, dopo loro potranno dire: avete visto? Non l'avete voluto fare? E adesso li pagate doppi. Faccio per fare una battuta. E gli stati che si sono messi lì nel mezzo e che hanno creato saranno tutti selezionati, saranno tutti sul libro nero. Quindi intendiamoci, se il trattato non passa, sul primo io essere contento, ci mancherebbe altro. Però purtroppo l'hanno fatto tante volte in passato, l'hanno fatto anche con la Società delle Nazioni. Lo zar Nicola II si mise nel mezzo, saltò tutto in aria e poi dopo crearono la Seconda Guerra Mondiale per creare le Nazioni Unite. La Seconda Guerra Mondiale, perché la Società delle Nazioni è fallita, dissero: va bene, non lo vuoi? E adesso ti facciamo fuori. Fecero fuori lo zar, poi Max, non ti stiamo più sentendo. Allo, pronto? Mi sentite? Bene, adesso sì. Va bene, via, benissimo. Allora mi fermerei qua. Non credo che ci sia altre cose importanti. Vediamo l'evoluzione di tutto, di quello che poi della conclusione dei lavori, sperando che ce la faccia, insomma, mette insieme qualcosa di interessante. Ne parlerò lunedì sera e poi ne parlerò anche mercoledì, comunque lunedì sera, su Fuga dal Tentolone. Quindi magari gli aggiornamenti, per chi è interessato, li può seguire lunedì. Va bene? Domande, commenti? Va bene, benissimo. Allora io vi ringrazio e vi auguro buon fine settimana. Grazie Walter. Ciao, ci sentiamo poi. Buona giornata a tutti. Ciao, grazie. Grazie. Ciao, grazie. Grazie. Ciao. Grazie, ciao.